la luce gialla del titolo proiettata sul fondo buio della copertina di questo libro. Luce e buio, ecco il cinema, ma anche la psiche, fatta di chiarori e oscurità, di forza e paura. Perché cinema e psiche insieme? Perché sono fatti della stessa sostanza, storie e immagini. Il cinema è un grande esperimento sul sogno e la memoria. Di continuo li richiama e li confonde, trasformandoli in storie che non sono più quelle che seguiamo sullo schermo, perché sono diventate nostre. È uno scambio. I personaggi ci raccontano le loro storie, così noi possiamo prestar loro le nostre emozioni. I libri sono gomitoli di storie che si intrecciano e si mescolano tra di loro. Sono emozioni ed esperienze, ma anche territori inesplorati. Per Iscritto è il podcast nato per esplorare questi territori di storie assieme a chi le ha scritte. Io sono Marzia Tomasin, sono una ghostwriter e una narratrice d'impresa e questo è Per Iscritto, la voce dei libri. Quello che avete ascoltato è un estratto dal libro Al cinema con lo psicanalista, scritto da Vittorio Lingiardi e pubblicato da Raffaello Cortina Editore. Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, è professore ordinario di psicologia dinamica all'Università Sapienza di Roma. La poltrona dello psicanalista non è dietro lo schermo per spiegare, ma davanti, per guardare. Quelle del professor Lingiardi non sono recensioni dei film che ha visto, ma un'occasione per rivederli assieme ai lettori, cercando di cogliere in ognuno di essi le immagini che precedono il pensiero e lo producono. Perché una mente che incontra una storia non è più la stessa e viceversa. Al cinema con lo psicanalista, come scrive Natalia Aspesi nella prefazione, racconta tutto delle nostre vite, ci rivela noi stessi, svelando personaggi e storie, magari lontanissimi dal nostro vivere, eppure specchio di inquietudini e desideri che ci appartengono. Ascoltiamo l'intervista al professor Vittorio Lingiardi. Professor Lingiardi, benvenuto Per Iscritto. Buongiorno. Grazie dell'invito. Al cinema con lo psicanalista è il nome del suo ultimo libro, pubblicato da Raffaello Cortina con la prefazione di Natalia Aspesi. La sua poltrona, che è appunto quella dello psicanalista, per una volta non è dietro per interpretare, ma davanti per partecipare. E il suo libro è una sorta di lunga seduta sui film, visti più o meno negli ultimi 5 anni, scandita in 6 stanze sensibili e ariostesche. In ogni stanza si trovano le sue note a film il cui tema è l'invenzione di una vita da raccontare, e sono proprio degli appunti, come quelli che lei scrive ogni volta che torna dopo aver visto un film e che poi rivede con il lettore, cercando di cogliere proprio le immagini che precedono il pensiero e lo producono. Professore, che cos'è che lega il cinema alla psicoanalisi? Beh, da un certo punto di vista potremmo iniziare dicendo l'età, perché più o meno, insomma, negli anni in cui i fratelli Lumière avviavano la storia del cinema e della pellicola, e quindi anche della platea e dell'effetto dell'immagine in movimento sulla platea, Freud iniziava a costruire l'edificio psicoanalitico, quindi siamo alla fine dell'Ottocento e ai primi anni del Novecento. Al di là di questa coincidenza temporale, che però non è trascurabile, anche perché poi per tutto i decenni e il secolo a seguire c'è stato un continuo, a volte esplicito, a volte implicito, a volte consapevole, a volte inconsapevole, dialogo tra il racconto per immagini del cinema e il racconto della psiche, la vicenda psichica che implica le immagini, non solo i sogni, ma anche i ricordi spesso si presentano in forma di immagini, e comunque credo che, diciamo, sono entrambi modi di raccontare storie, dove parola e immagine sono in qualche modo inseparabili. Sono storie quelle del cinema di tutti, che nascono però dalla creatività e dall'ingegno
di un regista, di un sceneggiatore, insomma è un lavoro molto di gruppo, corale, la creazione di un film, e sono storie di ciascuno, quelle della psicoanalisi, nel senso che, come diceva Luciana Nissim Momigliano, una grande psicoanalista ormai che ci ha lasciato da molti anni, paziente e analista sono due persone che parlano in una stanza. Parlando in una stanza raccontano delle storie che, come dicevo, sono individuali, sono private, sono irripetibili, ma in qualche modo quando diventano storia psicoanalitica, pensiamo ai casi di Freud, diventano delle narrazioni che toccano le tematiche del dolore mentale, delle relazioni, dell'infanzia, della sessualità, della paura, della previsione del futuro, del trauma, insomma tutte tematiche che appartengono alla storia della seduta e appartengono alla storia della narrazione cinematografica. Credo che ci sia qualche cosa in più, che forse è anche uno dei motivi che ricorrono un po' nel mio libro. C'è una sorta di ritualità. In questo momento la ritualità della sala cinematografica, delle luci che si spengono, del pubblico che si fa silenzioso e guarda le immagini proiettate sullo schermo è un po' sospesa, perché ahimè le sale sono in sofferenza ed erano in sofferenza già prima della pandemia. Sono in sofferenza perché la comodità del video domestico, dell'home video, ha un pochino ridimensionato quella che era la tradizione, la ritualità e la coralità della visione nelle sale cinematografiche. Ma rimane comunque nella memoria e nella rappresentazione. Pensi quanti film sono stati fatti sulla proiezione dei film, pensiamo, non so, Nuovo Cinema Paradiso, mi viene in mente. Al tempo stesso, in una dimensione appunto più privata, più di due persone che parlano in una stanza, anche la seduta di psicoterapia, la seduta di psicoanalisi ha la sua ritualità, ha un orario, ha un contenimento, ha quello che noi chiamiamo un setting. E quindi la cosa più appropriata che mi viene da ricordare è proprio una frase che diceva Fellini, quando in una bellissima intervista gli chiesero: ma che cos'è il cinema? E lui, col suo modo di fare in realtà molto profondo, ma apparentemente insomma anche molto alla mano, dice: il cinema è uno specchio. Poi si ferma un attimo e dice: certo che quando ti intervistano dici un sacco di fregnacce. E poi dice: il cinema è uno specchio, ma è anche un sogno, perché noi quando andiamo al cinema chiudiamo gli occhi, le luci si spengono e iniziamo a sognare. Certamente non intendeva dire che ci addormentiamo, intendeva dire che usciamo da un certo modo di vivere la veglia e la realtà e entriamo in noi stessi con una diversa modalità di fruizione del racconto e dell'immagine, e quindi questo spingeva Fellini e tantissimi altri registi a definire il cinema una forma di sogno, una forma di sogno nella veglia. Quindi queste, secondo me, sono alcune importanti legami che esistono tra il cinema e la psicoanalisi. Il cinema racconta storie, così come lo fanno i libri, ma anche i podcast. Noi in questo momento, mentre chiacchieriamo, stiamo raccontando una storia. Allora al cinema guardiamo un film e ci facciamo un'idea. Poi magari leggiamo questo libro e di quello stesso film scopriamo una chiave di lettura diversa. Poi ancora ascoltiamo questa intervista che parla del suo libro e ne conosciamo una versione ulteriore. È il grande potere della narrazione, che dà senso e significato alle cose e aiuta a scoprire se stessi. Noi siamo le nostre storie e le storie hanno bisogno di essere raccontate. Secondo lei, professore, i film hanno più un potere di cura o uno di trasformazione? Ma potrei cavarmela dicendole che la trasformazione è sempre una cura. Ora bisogna stare attenti e non considerare il cinema come, diciamo, una medicina o una terapia in senso classico. Non è che se una persona ha gli attacchi di panico, ha una fobia o ha una forma depressiva, va al cinema, si vede un film e viene curato.
Però se noi pensiamo alla cura come al prendersi cura, come all'attenzione, perché la cura è anche l'attenzione, come al rivolgersi al nostro mondo interiore che ha sempre bisogno di accudimento e di conforto, io penso che le storie e la condivisione emotiva che si accende nel momento in cui uno spettatore guarda una storia e segue le immagini di una storia al cinema, questo ha un potere sicuramente di toccare quelli che potremmo definire gli organi della sensibilità psichica e quindi anche della cura, dell'attenzione e della trasformazione di sé, perché sono storie che aiutano a comprendere il mondo interno e il mondo esterno, a mettere in relazione passato, presente e futuro, a contenere insomma in una trama i nostri ricordi, i nostri pensieri, i nostri affetti, e le storie servono fin da quando ce le raccontano da bambini per farci addormentare, a costruire la nostra identità. Questo è qualcosa che Italo Calvino ci ha raccontato, ci ha spiegato molto bene, anche proprio con la sua attenzione al patrimonio delle fiabe popolari e al patrimonio della narrazione come grande momento di costruzione al tempo stesso dell'individuo e della collettività. Pensi all'importanza che ha avuto per la costruzione dell'identità, per esempio, dell'intero mondo mediterraneo e occidentale, l'epica omerica, le storie che arrivano anche in qualche modo trasformate, rinarrate fin dai tempi della Bibbia, fin dai tempi dell'Antico e del Nuovo Testamento, e poi l'Iliade, l'Odissea, e poi, venendo a giorni relativamente più recenti, l'Orlando Furioso. Infatti è stato per me spontaneo rivolgermi ai primi versi dell'Orlando Furioso: le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, per dire: ecco, ma qui c'è tutta la storia che io con le mie piccole schede voglio raccontare. I film sul femminile, sulla storia delle donne, dove appunto grandi personaggi sono personaggi femminili, i cavalieri lo stesso per quanto riguarda i personaggi maschili, l'armi, quindi i film sui conflitti, sulle guerre, sulle lotte, sugli scontri tra individui e tra popoli, e naturalmente gli amori, e naturalmente le cortesie, che sono le forme del legame, ma anche le forme appunto della costruzione della famiglia, della costruzione dell'amicizia, della costruzione della politica, e quindi insomma le cortesie, ma come ben potete immaginare, spesso le scortesie, e le audaci imprese, quindi insomma tutte quelle storie cinematografiche che sono, testimoniano la forza, il coraggio delle imprese umane anche quando vengono raccontate dal cinema. E penso per esempio al grande cinema dei diritti civili, o al grande cinema delle epopee contemporanee, prima tra tutte le migrazioni, però anche a delle audaci imprese di singoli individui. Pensiamo alle gesta folli di Fitzcarraldo, che voleva trasportare una grande nave nella giungla, e alla costruzione di un teatro, insomma audaci imprese. Ecco, io credo, tornando alla sua domanda, che noi siamo il racconto che facciamo di noi stessi, e da questo punto di vista il cinema ha molto a che fare, a volte proprio con delle scelte anche narrative. Pensiamo al cinema di David Lynch, con la sua complessa immersione in una sorta di mondo inconscio, di mondo interiore, dove i principi della conseguenzialità, della logica, non sempre tengono, no? Perché il mondo interno non segue sempre le leggi del mondo esterno. E naturalmente Fellini, e naturalmente per esempio il cinema di Bernardo Bertolucci, che lui stesso dice: il mio cinema è una lunga sequenza di scene madri. E in questa idea delle scene madri viene evocato il tema anche proprio del materno e del ruolo che l'accudimento e la nostra vita nelle relazioni infantili ha per la costruzione e la crescita della nostra identità. E allora
pensiamo ai film sull'infanzia, ai film sulle relazioni familiari, e primo tra tutti cito, perché da me amatissimo, Fanny Alexander di Bergman, dove proprio è la storia di un'infanzia che guarda il mondo come se fosse un teatro, che è un sogno, che è il cinema. E tornando a Bernardo Bertolucci, diceva una cosa che mi ha sempre divertito molto: dopo che ho girato il film, mi rendo conto che il mio obiettivo della macchina da presa non si chiamava Kodak, non si chiamava Agfa, si chiamava Freud. Qual è il suo metodo, professore? Cioè, ci svela il percorso che segue e che la porta, come dicevo all'inizio, a raccontare un film in modo non interpretativo ma partecipativo? Beh, intanto è un metodo di amore, perché la psicoanalisi, il cinema e la scrittura sono tre grandissimi amori, che in modi diversi, ovviamente, anche in relazione alla mia età, ai miei periodi della formazione, ho sempre praticato. Il mio modo di procedere, avendo anche l'impegno di una rubrica settimanale, perché non dimentichiamo che, diciamo, l'amore, la passione, il piacere, ma anche c'è la disciplina e il lavoro di dire: io ogni settimana devo mandare al venerdì di Repubblica la mia rubrica di 1850 battute, non una di più, non una di meno, e il direttore Aligi Pontani le aspetta e vengono impaginate. Ecco, quindi la prima cosa è scegliere quale film voglio raccontare ai miei lettori, ma prima di tutto a me stesso, e su questo vengo tra poco. A volte, quando ho più tempo, mi capita anche di vedere magari due o tre film e di scegliere quello di cui voglio parlare. Quando ho meno tempo, mi butto su quello che mi ispira di più. Ho sempre cercato di fare dei film più o meno in contemporanea all'uscita delle sale, anche perché vivo la mia rubrica come una compagnia per il lettore, anche forse un aiuto se si fidano di me nella scelta del film. Però ho anche invece in molti momenti scelto dei film che appartengono alla storia del cinema o alle mie passioni, oppure, come è accaduto proprio nel periodo del lockdown, ho voluto scegliere dei film che potessero aiutarci a parlare di quelle che mi sembravano le urgenze narrative. E per esempio ho scelto La finestra sul cortile di Hitchcock, perché mi sembra che il tema della finestra, sia come oggetto fisico sia anche come oggetto simbolico psicologico, ci abbia tenuto molto compagnia. Il proteggersi, il guardar fuori, aperta, chiusa, socchiusa, sono anche posizioni, diciamo così, psichiche. Insomma, una volta individuato il film, il mio metodo è di lasciarmi guardare dal film, non di guardarlo io, e quindi di fare un po' il paziente di questo film, che mi metto lì, lo guardo e cerco di entrare in contatto con le emozioni, i ricordi, gli affetti, le associazioni che mi suscita. Non sono assolutamente un critico cinematografico, non usurperei mai un ruolo che non ho, una formazione, degli studi che non ho. Sono assolutamente un dilettante che però ha gli strumenti, diciamo così, della narrazione psicologica. Il mio lavoro è ascoltare le storie degli altri. E questo mi ha insegnato una cosa, soprattutto, che credo sia il mio modo di guardare un film: che una mente che incontra una storia non è più la stessa, però per certi aspetti anche quando una storia incontra una mente non è più la stessa, perché il cinema va pensato, e questo è il mio modo di guardarlo, come una stanza a due ingressi. I racconti entrano nella mia vita, entrano nella vita dello spettatore, ma anche la mia vita entra nei racconti. E mi direte: ma com'è possibile? Il racconto al cinema è già lì, inizio, fine, svolgimento, conclusione, ci sono a volte dei finali che ci deludono, dei finali che ci fanno piangere, dei finali, il famoso lieto fine, che ci lascia più sollevati. Beh, no, perché la storia è quella che è, ma le emozioni, i sentimenti, i ricordi che noi applichiamo, attribuiamo ai personaggi del film sono un po' nostri. C'è una bellissima, famosa massima del filosofo Montaigne che diceva: la parola è metà di chi la pronuncia e metà di chi la ascolta. Ecco, io
mi diverto a, diciamo, a trasformare questa bellissima massima e dicendo che il cinema è per metà di chi lo gira e lo scrive e per l'altra metà di chi lo guarda. E se pensiamo a questo paradosso, insomma, una delle più belle dichiarazioni d'amore per il cinema, secondo me, è proprio quella di Woody Allen con La rosa purpurea del Cairo, no? Si ricorda, no? Gli attori escono dallo schermo, gli spettatori entrano nello schermo e nascono storie in cui si amano, si odiano, litigano. E questo è il mio modo di guardare il cinema, un po' come se, come La rosa purpurea del Cairo, lasciassi che le storie mi abitassero e anche volessi abitare le storie che seguo nel film. E lo stesso avviene con i libri, è un po' la stessa cosa. Assolutamente. Ho l'impressione, naturalmente, che il libro richiede al lettore un tipo di immersione nella parola e nella trama dove l'immagine è completamente affidata all'evocazione, mentre nel cinema l'immagine ha una potenza straordinaria, c'è una relazione anche con l'estetica della visione che differenzia molto la fruizione cinematografica da quella di un romanzo o di un libro. Detto questo, sono entrambe storie raccontate e quindi sono entrambe strutture costitutive della formazione dell'identità. I sei capitoli del libro corrispondono alle sei stanze che lei ha identificato come contenitori dei film che ha scelto di rivedere assieme al lettore. Ora va da sé che non possiamo citarli tutti e per ognuno potremmo veramente dire tantissime cose, perché uno stesso film io e lei possiamo averlo guardato in modo completamente diverso. Però ne voglio citare uno perché mi sta molto a cuore. Nella stanza L'audaci imprese c'è il film documentario Fuoco a mare di Gianfranco Rosi del 2016. Rosi è andato a Lampedusa, l'isola che purtroppo conosciamo tutti per le tristi vicende legate ai migranti, e ha vissuto là per più di un anno. Si è proprio immerso nell'isola dove si incrociano i diversi destini di chi sull'isola ci abita da sempre, quindi i lampedusani, e chi invece arriva, se ci arriva, per andare altrove, i migranti. Tra i protagonisti ci sono il ragazzino Samuele, di cui Rosi racconta le giornate tra la scuola, la pesca e la famiglia, e il dottor Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che tutti conosciamo. Non è un film politico, non consegna giudizi o soluzioni, ha detto Rosi, ma è un grido di dolore. Lui ha proprio voluto narrare innanzitutto l'identità dell'isola e con essa poi la storia dei migranti. Personalmente mi hanno colpito molto i suoni, i rumori che sono quelli del mare, del vento, della natura e della vita che scorre quasi monotona sull'isola. Ma questi suoni alle volte sembrano, ricordano delle pause che inquietano, perché pare che ci si aspetti che accada qualcosa da un momento all'altro. Ma che cosa può accadere su un'isola così piccola e lontana dove si vive di pesca? Può accadere che anche l'occhio pigro di cui soffre il piccolo Samuele si alleni a guardare, e con tanto allenamento forse quell'occhio si può anche recuperare. Questa, professore, è la sua chiave di lettura che mi è piaciuta moltissimo e che mi porta a domandarle: i film possono aiutarci a guardare la realtà con occhi diversi e a cambiare punto di vista anche su temi così importanti? Beh, sono molto contenta che tra tanti film ha scelto Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che è un film che ho molto amato anche io, e tra l'altro colgo l'occasione per ricordare il nuovo film di Gianfranco Rosi che si chiama Notturno, che è stato anche lui oggetto di un mio psycho, che non è contenuto nel libro perché il film è uscito poche settimane fa. E prima di tutto di Rosi, e lo vediamo in questi due film che sono comunque diversi, quello che più mi colpisce è proprio la mano registica, il modo in cui ci fa guardare le cose. Sono sia Fuoco a mare sia Notturno, sono immagini, alcune delle immagini di questi due film, che ricordano anche i temi dei telegiornali, le periferie della guerra in Notturno, girato tra la Siria e i confini dell'Iraq,
e Lampedusa con gli sbarchi dei migranti. Solo che Rosy ha questa straordinaria capacità di guardarle con un occhio che non è la documentazione più o meno trasandata o più o meno occasionale o più o meno, diciamo così, dettata dalla necessità di mostrare per informare della documentaristica giornalistica, ma è uno sguardo autoriale. È uno sguardo autoriale che contiene quindi un'attenzione, una tensione tra l'immagine e l'emozione che ci suscita e, come benissimo dice lei, una grandissima attenzione al contesto sonoro, al silenzio e al suono, ai rumori della vita, che sia la vita dell'isola, che sia la vita delle periferie della guerra, che siano i silenzi delle notti o siano le esplosioni delle bombe che sentiamo magari da lontano. Ecco, a questo proposito mi viene proprio in mente che Fuoco a Mare inizia con l'unione di immagine, che è un'ecografia che esplora la vita, no, di due gemelli nella pancia di una donna appena sbarcata, ma l'ecografia è anche il risultato di della produzione di ultrasuoni, per cui insomma i suoni che restituiscono un'immagine, c'è il faro di questa motovedetta che illumina il mare, ed è come se, io non so nemmeno se sono delle decisioni che un regista prende a tavolino dicendo faccio così perché questo sarebbe un cinema didattico e pedagogico. Io credo che quando c'è un'ispirazione autentica, una capacità narrativa autentica, sono cose che vediamo e diciamo noi dopo, ma perché il regista ha avuto il talento, la grazia, l'intuizione di raccontare con una sua urgenza narrativa qualcosa che acquisisce significato o senso ai nostri occhi dopo. Ecco quindi che è tutto un film che fin dalle prime inquadrature riguarda il tema di come vediamo, di cosa vediamo, cosa scegliamo di vedere e che cosa scegliamo di non vedere. Naturalmente tutto questo dentro anche a un cinema che ha la forza di mostrare un grande tema della contemporaneità, come dicevo prima, insomma l'abbiamo messo nelle audaci imprese perché la migrazione è un'audace impresa, ed è un'audace impresa anche la parola e il gesto terapeutico e il lavoro medico di un uomo come Pietro Bartolo, o Bartolo, credo che si dica Pietro Bartolo, che sui fondamenti, no, della deontologia medica fa quello che un medico deve fare, quindi insomma curare, soccorrere, accudire, ascoltare. E su tutto questo appunto c'è la vita di un'isola e c'è la vita di un ragazzino che, con tutto quello che ho detto fino adesso, per certi aspetti non c'entra nulla. È lì, è un ingenuo costruttore di fionde, io lo definisco. Mi ricorda per certi aspetti i ragazzini di un altro bellissimo film lampedusano di Crialese che si chiamava Respiro, con Valeria Golino. E insomma il nostro Samuele ha una malattia oculistica che si chiama ambliopia, cioè un occhio pigro, un occhio che va esercitato, altrimenti solo l'altro prende il sopravvento nella visione. E allora è evidente che guardando questo film esercitiamo il nostro occhio pigro e ipovedente e lo recuperiamo non soltanto a una delle pagine più tragiche e più immense della vita dell'umanità, che è quella delle grandi traversate nel Mediterraneo oggi, ma anche alla capacità del cinema di farci guardare con occhi nuovi le cose che vediamo sempre. Professore, vorrei parlare con lei anche di un altro libro che ha scritto, pubblicato sempre da Raffaello Cortina, che si intitola Mindscapes, Psiche nel paesaggio. Un libro che mi ha colpito perché affronta il paesaggio come luogo mentale, non è quindi il landscape, ma la scena naturale vista dalla nostra soggettività. Mi è piaciuto il capitolo Tasche piene di farfalle, dove lei analizza il paesaggio domestico partendo dalle collezioni di oggetti naturali di Emily Dickinson, poetessa giardiniera amante dei fiori, letta in parallelo alle nature morte di Filippo De Pisis, il marchesino pittore che aveva le tasche piene di farfalle e collezionava oggetti inutili che portava sempre con sé.
Il paesaggio è la nostra psiche nel mondo, scrive lei a conclusione del libro, e questo paesaggio è importante attraversarlo, o meglio, traversarlo in un'ottica di dialogo e scambio tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori. Ma come si fa questa traversata, professore? Beh, dunque, intanto mi viene da pensare, mentre ascolto la sua generosa presentazione, la ringrazio molto per le sue parole, perché davvero in pochi tocchi hanno colto un po' quello che voleva essere anche un po' il significato, il motivo di questo mio lavoro Mindscape, che è del 2017. Però insomma ci sono molte affinità con evidentemente come sono fatto io e come guardo le cose, cioè questa permeabilità continua tra l'interno e l'esterno, tra chi guarda e l'oggetto che viene guardato, tra la psiche e il mondo. E questa volta in Mindscape l'oggetto non è il cinema, non è lo schermo, non è la storia cinematografica, ma è il paesaggio. Perché io sono convinto che il paesaggio non coincide con il panorama, cioè il panorama è un tipo di paesaggio, ci mettiamo in un luogo privilegiato, il belvedere, guardiamo le meravigliose colline toscane o guardiamo il promontorio di Portofino che si affaccia nel Golfo del Tiguglio, e chiaramente sono dei panorami, sono dei bei paesaggi. Ma il paesaggio, e qui vorrei invocare il più grande poeta di paesaggi che conosciamo in Italia, che è Andrea Zanzotto, che inventa addirittura un neologismo che è paesaggire, per raccontare l'immersione dell'umano dentro il paesaggio, e quindi col lavoro che faccio e come sono fatto io è inevitabile dire psiche nel paesaggio. Allora, io parto, quando guardo il paesaggio per scrivere questo libro, da una bellissima affermazione di uno psicoanalista, di un collega francese che si chiama Jean-Bertrand Pontalis, che dice: ci vogliono parecchi luoghi dentro di sé per avere qualche speranza di essere se stessi. Ecco, questa idea della molteplicità dei luoghi per me è molto importante, soprattutto perché ci insegna due cose, cioè una, che la nostra psiche è anche una geografia, è una geografia di memorie, e che noi siamo inseparabili dai nostri luoghi, per amore o anche magari per rancore. E poi che i nostri luoghi, appunto al plurale, non sono mai un luogo solo, che abbiamo bisogno di costruire una geografia di paesaggi attraversati e vissuti, guardati e amati o odiati, per creare questa speranza di essere noi stessi. E allora, molto semplicemente, il mio libro parte da un interrogativo e poi insomma procede per associazioni libere, come diceva lei. Arrivo a parlare di De Pisis, arrivo a parlare dei chiari del bosco della Zambrano, la filosofa spagnola, arrivo a parlare dei sentieri interrotti di Heidegger, arrivo a parlare della land art e quindi dell'arte dentro il paesaggio di Burri a Gibellina, e sono davvero tantissime storie, anche un capitolo sulle neuroscienze della visione del paesaggio. Ma quello che ho capito è che geografie della terra e della mente sono inseparabili, quindi una cosa sono il landscape, no? Cioè il paesaggio geografico, la terra, e l'altra cosa appunto è il mindscape, cioè il paesaggio che guardiamo, che è nella mente, perché al tempo stesso è una scoperta ma anche un'invenzione. Lo possiamo trovare e ci facciamo catturare dal paesaggio, perché è in qualche modo già dentro di noi. E se il landscape è la scena naturale, il mindscape è la scena psichica. E quindi, perché diciamo no? Anche partiamo da dei dati anche molto, molto semplici, molto quotidiani, no? È facile sentire qualcuno dire: amo il mare, amo la montagna, amo la campagna, amo la città, le vacanze le voglio fare in città. Qual è, che posto hanno le spiagge, i deserti, le foreste, le cime di montagne o i quartieri delle città nella nostra vita mentale e anche nella nostra vita onirica, no? C'è un capitolo che riguarda proprio i paesaggi del sogno, i paesaggi che noi sogniamo, e non tanto per interpretare simbolicamente, come avrebbe fatto Freud, nella
interpretazione dei sogni, il significato di un pinnacolo di roccia piuttosto che di un'umida sorgente, e quindi insomma trasformare immediatamente tutto in un simbolo che è poi un'anatomia spesso per Freud, ma cogliere invece le atmosfere del paesaggio anche nei sogni, i ghiacci, i deserti, le traversate, come diceva lei. Questo è un po' il motivo per cui si parla ovviamente in modo corrente di percorso analitico, e invece a me piace dire una traversata, perché analista e paziente nella loro stanza attraversano i paesaggi della vita di una persona, che spesso sono anche paesaggi umani, perché il paesaggio insomma è al tempo stesso una parte del mondo reale, è un luogo dell'identità e della memoria. Alcuni paesaggi, quelli che parlano solo a noi perché è la campagna della nostra infanzia, per dire, sono memorie personali, ma ci sono paesaggi che parlano di memorie collettive. A me è capitato di fare un viaggio in macchina nelle regioni al confine tra la Francia e la Germania della Prima Guerra Mondiale, e sono dei luoghi di memoria collettiva, tra l'altro anche contrassegnati da monumenti, gli ossari, che o pensiamo cos'è la Normandia con lo sbarco della Seconda Guerra Mondiale, pensiamo a che cos'è per la memoria collettiva il paesaggio umbro, con tutta la sua tradizione architettonica, pittorica e sacra del Medioevo e del Primo Rinascimento. Ecco, c'è un'identità anche collettiva nel paesaggio, c'è un'immersione sensoriale corporea nel paesaggio, perché, e qui mi torna in mente il paesaggio lampedusano di Gianfranco Rosi, perché c'è il vento, perché c'è il sole, perché c'è la pioggia, i rumori della montagna che sono diversi da quelli del mare. Ecco, insomma, il paesaggio è un'evocazione che descrive il nostro modo di stare al mondo. Ecco, mettiamola così. La narrazione è anche un potere di cura, e le storie possono aiutarci a vivere meglio. Ho letto un libro che si intitola «Perché le storie ci aiutano a vivere» del professor Michele Cometa, che mette in evidenza proprio il ruolo che la narrazione ha nella costruzione del sé e dunque la sua capacità di modificarlo e di indirizzarlo verso una vita che lei definisce sensata, piena e responsabile. Ed è proprio la dimensione narrativa a fondare la trasformabilità del sé, sia nel senso che possiamo narrarci e farci narrare storie diverse, sia nel senso che il sé si trasforma comunque col passare del tempo, perché la narrazione che ne facciamo include o esclude fatti, emozioni, esperienze. Professore, in tutto questo come si colloca la scrittura autobiografica? Quale ruolo può avere nella costruzione o ricostruzione del sé? Ha un ruolo enorme la capacità di autonarrazione. Partiamo, poi arriviamo alla scrittura, perché non tutti hanno facile accesso alla scrittura. La scrittura è le due cose, o è un'urgenza o è una conquista, secondo me. Ma partiamo dal tema dell'autonarrazione. Uno psicoanalista che io amo moltissimo, che si chiama Donald Winnicott, era pediatra e poi è diventato psicoanalista, dice, adesso lo semplifico, qualcosa che è tipo: una buona anamnesi è già mezza psicoterapia. Cioè l'anamnesi è la ricostruzione proprio anche storica della nostra vita. In medicina l'anamnesi è: ha fatto il morbillo a 8 anni, si è rotto una gamba a 15 e poi ha sviluppato un'allergia a 19 e così via, no? Ma se usciamo dalla dimensione medica, che comunque ci insegna che l'anamnesi è il presupposto per la diagnosi e poi la prognosi, e quindi siamo dentro la catena del tempo, Winnicott voleva dire che saper raccontare la propria storia e anche conoscere l'ordine degli eventi ed essere in qualche modo elasticamente padroni di quello che ci ha fatto diventare ciò che siamo noi oggi, comprese le sofferenze, compresi i lutti, comprese le perdite, compresi i conflitti, è la trama fondamentale della nostra identità psicologica e, come diceva lei, insomma, della struttura e della complessità del nostro sé in formazione. Ora, questa capacità autonarrativa non è
diciamo, sovrapponibile a qualcosa che noi possiamo chiamare la verità storica. Noi, parlando nell'ambito della nostra professione, parliamo di verità clinica, per dire qualcosa che non sappiamo veramente se è proprio successo o non è successo. Certo, è importantissimo, soprattutto quando si lavora con pazienti traumatizzati, saper ricostruire con una certa dimensione di fedeltà qual è stata l'esperienza reale. Però sappiamo che soprattutto appunto con la rievocazione della memoria e con la costruzione narrativa, la verità storica e la verità narrata, diciamo così, non diciamo clinica in questo contesto, si mescolano, si confondono ed emerge un racconto che è fatto anche di rielaborazioni, di ritrasformazioni e anche di amnesie, di rimozioni, di censure. Ecco, io credo che, così come in molti momenti della nostra vita siamo chiamati a scrivere una lettera, una pagina del diario o a tenere un diario o a prendere degli appunti sul nostro stato emotivo oppure anche su qualcosa che ci colpisce e che sentiamo il bisogno di scrivere. Ecco, questo una volta era un esercizio proprio di taccuino, no? Oggi lo facciamo sugli smartphone, lo facciamo forse a volte anche quando andiamo, che ne so io, a vedere un museo o entriamo in un paesaggio, lo facciamo fotografando, che può essere considerata una forma di scrittura che si intreccia con le parole, una scrittura per immagini. Ecco, esiste anche, fin troppo direi da un certo punto di vista, se non se ne fa un buon uso, una specie di ipertrofia della documentazione oggi, no? Con tutte le nostre risorse cellulari e smartphone e così via. Però è la testimonianza che vogliamo lasciare un segno, vogliamo rubare un'immagine, vogliamo condensare un pensiero oppure anche semplicemente descrivere qualche cosa. E credo che questo, soprattutto se decidiamo che appunto deve diventare una nostra conquista e quindi può essere qualche cosa che viene guidato, aiutato, insegnato, esistono delle scuole anche per apprendere come utilizzare questo meraviglioso meccanismo della scrittura, ecco, penso che possa essere davvero qualcosa che autobiograficamente ci aiuta a essere noi stessi dentro il nostro sé, con la consapevolezza, riprendo la mia amata frase di Pontalis, che ci vogliono parecchi luoghi per essere noi stessi, dentro di noi per essere noi stessi, e quindi forse tante suggestioni di scrittura. Siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio tantissimo il professor Vittorio Lingiardi per questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto e per averci aiutato a rapportarci alla psicanalisi in un modo nuovo e diverso, attraverso i film, ma non solo, anche passando dai libri, ovviamente, dal paesaggio, e tutto questo secondo me la umanizza un po', toglie quel velo di imbarazzo, di resistenza che forse alle volte incontriamo nel rapportarci a questa disciplina. Quindi grazie davvero di cuore. Grazie a lei, è stata una bellissima chiacchierata, mi sembra che abbiamo trovato un magnifico modo per iniziare la nostra settimana. Io ringrazio gli ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima puntata.